L'impegno Energia e Nord-Ovest è un progetto di valorizzazione e promozione della filiera legno-energia in Piemonte, finanziato dal programma PSR 2014-2020. Nell'ambito di questo progetto, le 2022, i Parchi Alpicozze hanno curato l'attività didattica sull'anno scolastico 2021-22 e sull'anno scolastico 2022-2023. La proposta realizzata grazie a un lavoro di progettazione e condivisione dei Parchi Alpicozzi e con i partner di progetto ha prodotto un'attività didattica intitolata Il legno, risorsa ambientale ed energetica, il sottile equilibrio dell'impatto sostenibile. Nella fase di progettazione è stato coinvolto il team di guide naturalistiche dei Parchi Alpicozzi e 9 di loro hanno poi realizzato il progetto. Alla fase di progettazione si è arrivati attraverso un percorso formativo che ha coinvolto Replant, che è il coordinatore del progetto, e il Consorzio Forestale Altavalle, che opera sul nostro territorio, che con tecnici forestali ha fornito quindi alle guide una formazione di base a tema legno. L'attività è stata condotta dalle guide dell'ente parco e progettata insieme al personale dell'ente e ai partner del progetto, e si è articolate in 2 proposte differenti, una più legata alla sostenibilità e una più legata all'ecologia. I moduli proposti sono stati articolati in incontri in classe ed uscite sul territorio, con la possibilità di fare un percorso più articolato attraverso due diversi percorsi. Un primo di introduttivo con incontro in classe, una prima uscita sul territorio dei Parchi Alpicozzi, e un secondo percorso che abbiamo denominato avanzato, con di nuovo 2 incontri in classe e anche una uscita con visita in azienda forestale. L'attività didattica rivolta principalmente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado ci ha permesso di lavorare con ben 32 istituti della provincia di Torino, coinvolgendo fino a 115 classi e 1500 studenti, 109 lezioni, 68 uscite sul territorio e ben 24 uscite, diciamo, del percorso avanzato, visitando le aziende partner del progetto. Tra i partner del progetto, diverse aziende forestali che operano sul territorio della Val di Susa, della Val Chisone e della Val Germanasca, che in qualche modo sono state coinvolte anche nell'attività didattica, che ringraziamo anche per la disponibilità di accogliere le classi accompagnate da noi e aprire le porte della loro azienda per una dimostrazione reale della lavorazione del legno e di quella che è la filiera del legno valorizzata in questo territorio. Il progetto Leno si è chiuso a gennaio 2023, ma ha messo a disposizione tutto il materiale prodotto, sia video che divulgativo, tramite un sito dedicato che si trova online all'indirizzo legnoenergia.org. Durante gli incontri in classe, grazie anche alla preziosa collaborazione degli insegnanti, le nostre guide hanno proposto anche dei giochi e delle attività e dei lavoretti che i ragazzi hanno realizzato e restituito durante le lezioni. La proposta didattica progettata, realizzata e sperimentata in questo progetto Leno 22 è entrata a far parte delle proposte del catalogo di educazione ambientale del nostro ente, che trova sul sito parchialpicozze.it la sezione dedicata a scuole. Quindi invitiamo chi fosse interessato a visitare il nostro sito nella sezione scuola.